Un appuntamento atteso da molti agricoltori e fruitori del settore per conoscere le linee guida dello Statuto Speciale per la salvaguardia degli ulivi monumentali. A promuovere l'appuntamento, svoltosi nella sala principale della masseria Sant'Angelo de Grecis, meglio nota come Abbazia San Lorenzo, la cooperativa Progresso Agricolo, Copape, Agricola Montalbanese, Lega Coop, Confagricoltura, Federalberghi e l'associazione Tubin Fasano. L'evento, moderato dal giornalista Gino Bianco, ha visto diversi interventi, tra cui anche quelli dell'assessore all'agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia, il presidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia Fabiano Amati e il dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale Puglia Salvatore Infantino, anticipati da un saluto iniziale del sindaco di Fasano Francesco Zaccaria. Xylella ormai è arrivata qui nella Piana degli Ulivi, cosa si può fare? Ma noi stiamo facendo tanto perché con gli operatori stiamo lavorando in questi ultimi due anni a mettere in campo tutta quella che è l'azione di controllo, di monitoraggio, ma anche opportunità dette dalle norme come quella dei rimpianti, ma anche della possibilità degli innesti, delle nuove cultivar sulle piante. Stiamo ragionando a viso aperto sulle diverse questioni. Questa sera c'è la Piana degli Ulivi che pone un tema di tutela, voi valuteremo la terminologia statuto speciale o non statuto speciale, ma questo è il segno di un confronto aperto, quotidiano, costante con gli operatori, con i produttori, con il partenariato economico e sociale che si rende conto che perdendo il patrimonio, perdendo il paesaggio, perdiamo quell'unicum che è la Piana degli Ulivi e la bellezza di un territorio che fa anche produzione di qualità. La fitopatia c'è, la fitopatia non ha evidenza scientifica, va ricordato, perché nessuno faccia il sapientone, il solone, dicendo agli altri cosa devono fare, ma impegnandosi tutti a fare le buone pratiche e a rallentare il più possibile l'avanzata, perché nel frattempo la scienza trovi soluzioni a questa, perché questa è una delle fitopatie che colpiscono le nostre produzioni, specie con i cambiamenti climatici. Beh, innanzitutto l'aspetto fondamentale è che stiamo rilevando, grazie ai dati del monitoraggio che facciamo ogni anno, stiamo rilevando una minore virulenza della malattia, una minore aggressività della malattia. Quindi via via che il batterio si ale verso nord abbiamo osservato questo fenomeno. E quindi è più semplice poter intervenire in alcuni contesti. Nella Piana degli Ulivi Monumentali noi abbiamo diverse sottoaree. Vi è a più a sud di Fasano un'area nella quale ormai si deve convivere con la malattia, e poi più a nord abbiamo un'area dove applichiamo le misure di contenimento, e ancora più a nord abbiamo un'area dove applichiamo le misure di eradicazione. Laddove è possibile, l'innesto con varietà resistenti io credo rappresenti una strategia importante per tutelare questo importante patrimonio che è un elemento caratterizzante del paesaggio pugliese. Xylella, Piana degli Ulivi, è un problema ormai reale. Eh sì, e perciò bisogna veramente con concretezza dire che cosa dobbiamo fare, evitando che la situazione prosegua nel suo impeto distruttivo senza che nessuno faccia nulla, perché cominciano ad aversi delle avvisaglie, non dell'infezione che già c'è anche nella piana, ma delle avvisaglie di lassismo. Ora, siccome la Piana degli Ulivi Monumentali ha due ragioni di importanza, cioè quella produttiva e anche quella paesaggistica, e naturalmente le due cose stanno assieme, è opportuno che ci si dia un piano di lavoro molto molto concreto, poco parolaio, e magari con la collaborazione delle associazioni, degli imprenditori, così come hanno deciso quelli che hanno organizzato questo evento. Noi con questo statuto vogliamo attirare l'attenzione e soprattutto avere degli strumenti con cui poter far vedere, far controllare a tutti gli agricoltori quello che noi stiamo cercando di fare, i controlli che vogliamo,
e tutto quello che possiamo mettere in atto per evitare che, o rallentare quantomeno l'avanzare della sputacchina e della xylella soprattutto, di cui ne è il vettore. Cercheremo insomma di attuare quello che possiamo e dare il nostro segnale per avere attenzione alta nella zona, nella piana degli ulivi monumentali, anche perché la regione ci deve, come sta facendo, ma deve intensificare gli sforzi in questa piana che è un patrimonio unico e non possiamo permetterci di perdere.